il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. 8 marzo, Festa della Donna, quali sono gli eventi su cui sta lavorando l'Associazione Culturale Voghera? Dunque, noi giochiamo un pochino sull'anticipo, nel senso che festeggeremo il sabato precedente, cioè il 4, alle ore 17 in sede, in via Cavallotti 16, di nuovo come l'anno scorso con una mostra d'arte. Questa volta abbiamo scelto però, non come l'anno scorso una grande artista come Maria Elisa Lusardi, abbiamo scelto invece delle amatrici, diciamo delle artiste appassionate, anche se non hanno una, magari una particolare carriera professionale. Quindi abbiamo voluto aprire ad amiche che vogliono festeggiare insieme la Festa della Donna, dando uno spazio alla creatività. Diciamo che anche quest'anno ritorna un po' il tema delle generazioni. Una delle nostre amiche artiste è Silvia Coppola, che esporrà, oltre ad allestire la mostra, esporrà con una giovane allieva, Francesca, e con la giovanissima figlia adolescente Elena. E poi altre amiche saranno Federica Ingrasci, che è conosciuta in città anche come clown di corsia, quindi come giovane donna dedita al volontariato, Silvia Ertola, alla quale è stato dedicato, è una scultrice in legno di basso rilievo, alla quale è stato dedicato un interessante articolo recentemente dalla rivista Oltre, e Rita Vaselli, già nota in città, acquarellista, per aver esposto a Spazio 53 qualche mese fa. E poi una new entry nella mia vita, nel senso che una mia compagna di scuola che mi ha contattata, dipinge, si chiama Elisabetta Miracca, e anche lei porterà qualche quadro. Quindi un gruppo di donne, una situazione di sorellanza nell'arte, direi. Madrina dell'iniziativa sarà appunto Maria Elisa Lusardi, nostra socia onoraria, nonché la più importante, credo, artista donna della città, e coglieremo l'occasione anche per assegnare la seconda targa Donne per la Solidarietà in memoria di Alida Stringa. L'anno scorso è stata assegnata a Piera Radicello dell'associazione Luca per non perdersi nel tempo, quest'anno non lo diciamo, comunque una donna di grande valore dedica al volontariato in città riceverà la nostra seconda targa Alida Stringa. Vogliamo ricordare la data, quindi l'appuntamento è per 4 marzo, sabato pomeriggio, ore 17, in via Cavallotti 16, Voghera.